Buongiorno e benvenuto Buongiorno ad a lei. Armando Mantuano, candidato sindaco al Comune di Roma con la lista Milizia Cristi. Ringraziamo per la disponibilità e a nome di Prime Italia vorremmo porle alcune domande sul tema dei rifugiati politici. Ci sono, secondo lei, delle politiche che hanno funzionato nei processi di integrazione nel tessuto sociale cittadino? Le politiche di integrazione hanno fallito perché si basano sulla rimozione dell'identità di un popolo, dell'identità culturale nostra, per cui non ci può essere nessuna integrazione se non c'è un nucleo su cui convogliare e unire. Come vede la condizione abitativa dei rifugiati a Roma? La condizione abitativa dei rifugiati a Roma è quella di tutte le persone in emergenza abitativa, quindi è una condizione di emergenza. Come quella di tante altre persone che vivono a Roma, purtroppo, e noi vogliamo appunto contribuire a migliorare questa situazione. Ritiene utile il confronto con le altre metropoli europee relativamente al tema dell'accoglienza? Sicuramente dal confronto con le altre metropoli europee possiamo imparare molte cose e magari capire che non sempre la nostra politica fatta di lassismo, fatta di parole e pochi fatti, sia la migliore. La presenza dei rifugiati è, secondo lei, solo un'emergenza da gestire o potrebbe essere anche un'opportunità? Sicuramente nasce come un'emergenza, però si deve trasformare in un'opportunità di confronto e anche un modo per riuscire a gemellarsi con queste realtà difficili di popoli in difficoltà, di popoli perseguitati. Penso ai palestinesi, penso ai tibetani, penso ai vescovi in Cina che vengono imprigionati. Infine, qual è il primo atto concreto che farebbe lei per migliorare la qualità della vita dei rifugiati politici a Roma? Allora, inserirli nelle nostre graduatorie per avere un alloggio di proprietà, questo è uno dei progetti principali che noi vogliamo portare avanti per tutti i cittadini romani, quindi loro come fascia disagiata è estremamente anche di eccellenza, perché comunque è una fascia che va protetta assolutamente, possono orientare in queste graduatorie. La ringraziamo. Di nulla.